Avevamo ragione di quello che facevamo, perché siamo ancora qui. Detto questo, Monte Rotondo, la zona qua attorno, rappresenta un momento, una fase, un legame storico particolarmente importante, perché attraversa tutti quei profili politici e storici che a noi ci appartengono per cultura. Vanno dal Risorgimento garibaldiano, passando per gli Arditi del Popolo, arrivando fino alla Resistenza. È un paese, una cittadina, un'area di totale resistenza, che ha sempre avuto un rifiuto dell'oppressione, un rifiuto dei totalitarismi, un rifiuto del fascismo. Ed è proprio in questo momento, in questa giornata, che andiamo a celebrare sì i nostri partigiani, ma soprattutto i valori che ci hanno donato e gli omaggi che ci hanno fatto di questa libertà, per ricordare che nulla è mai gratuito quando qualcuno perde la vita per la nostra libertà. Quadristi comunque sia erano in ogni città, in ogni comune, quindi comunque sia non era solo una repressione che diceva stai zitto e obbedisci, era una repressione anche fisica, anche violenta. Nonostante tutto, ripeto, a Monte Rotondo troviamo un sottobosco antifascista. Cosa intendo per sottobosco? Cioè quegli episodi che non sono espliciti, quegli episodi che non sono, che non hanno in realtà un significato politico evidente, però che comunque sottolineano quanto questa cittadina fosse ancora viva. Dalle belle città date al nemico, fuggiste un giorno sulle aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù di una terra tradita. Lasciaste case, scuole ed officine, mutando in caserme le vecchie cascine. Armaste le mani di bombe e mitraglia, temprando i muscoli e i cuori in battaglia. Siete i ribelli della montagna, soffriste stenti e patimenti, ma quella fede che ancora va accompagna, oggi è speranza per l'avvenire. E quella fede che ancora va accompagna, oggi è speranza per l'avvenire. Prima dei saluti finali, Patria Socialista, per essere i compagni con cui da una vita ormai svolgiamo la nostra missione militante, e che sono sempre accanto a noi e noi siamo sempre accanto a loro, siamo sempre insieme. E tra l'altro colgo l'occasione per comunicare che Patria Socialista si sta strutturando anche in questo territorio e a breve aprirà una propria sezione in questo angolo di provincia romana. Apriremo, dico, parlo in terza persona. Ringrazio i compagni del collettivo politico Nicola Lolli, che con grande sacrificio, dopo un anno abbastanza turbolento, sono stati qui e per l'ennesima volta hanno dato prova di maturità, di attaccamento e di militanza. Tutti i compagni che in questo momento sono lì dietro al bancone a preparare da mangiare, a spillare birra, che sarò qui da questa mattina alle 7 per preparare questa iniziativa.